L'India, rectius barat, viene spesso, a mio avviso felicemente, definita sussistere quale stratigrafia vivente, volendo con ciò intendere un contesto privilegiato, e naturalmente non solo per l'antropologia, che permette l'osservazione sincronica di fasi altrimenti tra loro estremamente distanti, se non divenute oramai irriducibili, dello sviluppo della civiltà umana, dal neolitico all'information communication technology. Questo avviene in modo molto concreto al semaforo che segna il rosso in una via trafficata di Nuova Delhi, dove hai allineati l'eterno pellegrino, l'eterno pedone, il carro tirato dal bovino, altro le topos della letteratura anche spirituale indiana, la Vespa, la Fiat 1100, perché a suo tempo la Fiat vendette le catene di montaggio, fino agli ultimi modelli giapponesi e coreani. Dall'altro ha un riflesso anche di tipo giudiziario, laddove il compito precipuo della Supreme Court, che ha sede presso la capitale, a Nuova Delhi, è proprio quello di comporre delle istanze che non si riescono altrimenti a risolvere a livello locale, laddove la grande burocrazia indiana dà tutt'oggi la possibilità alle comunità locali di continuare a basarsi con i codici ancestrali di comportamento. Solo nel caso in cui si possa raffigurare una conflittualità tra il codice locale e la legge dello Stato, allora in quel caso interviene la Corte Suprema, ma in deroga, cioè la normalità è che a tutt'oggi si dà a comunità che forse in qualche caso ancora praticano il taglio rituale delle teste di darsi un proprio codice di comportamento. La civiltà indiana è inoltre definibile tradizionale nel senso etimologico di ininterrotta trasmissione di contenuti e pratiche tanto della conoscenza che di senso e di valore. Ininterrotta è anche inclusiva, laddove in altri sistemi, ad esempio in quello che da noi orientalisti viene, in termini non solo geografici, soprattutto culturali, collocato insistere nella porzione occidentale dell'Eurasia, cioè quell'Europa di cui forse ci stiamo dando pace, non costituiamo più l'onfalos, l'umbilicus del mondo, appunto per noi, per la tradizione orientalistica da sempre, l'Europa non è altro che la porzione occidentale dell'Eurasia. La storia è caratterizzata, da noi in Occidente, la storia è caratterizzata da picchi di crisi che hanno segmentato il processo di civilizzazione determinando fenomenologie radicali come la damnatio memoriae e aggiungo la cancellazione della memoria e forme più o meno palesi di criminalizzazione del passato. L'India non è, nel panorama culturale complessivo, l'unica espressione di questa attitudine inclusivo-conservativa rivolta ai propri contenuti valoriali usati come riferimento da civiltà altamente evolute, sia pure per altri versi, si pensi ad esempio al Tibet, almeno fino agli anni 50 del secolo scorso, alla Corea e allo stesso modernissimo Giappone, dove il tempio di Ise, il sacrario della dinastia regnante da più tempo in questo mondo, viene periodicamente distrutto e ricostruito da millenni, sempre allo stesso modo e sempre unica variabile sulle misure antropometriche dell'imperatore regnante. Nel caso della scarsità di evidenze afferente alla ritualistica vedica, la componente climatica ha sicuramente oltremodo facilitato nel subcontinente indiano il degrado dei resti materiali, quelle testimonianze aventi valore di civiltà, secondo la ben nota definizione della Commissione Franceschini, e nella fattispecie quelle relative al culto, che potevano però limitarsi a sussistere al più come altari in mattoni prescritti nel numero di 10.800. Le evidenze maggiori di questa civiltà sono pertanto da rintracciarsi non in monumenti concreti, bensì, e qui ringrazio la collega che mi ha citato nel suo intervento, in quell'immensa cattedrale letteraria costituita dai quattro Veda e dal ciclo dei Brahmana ad essi complementari, per cui tacere delle poco più tardi Upanishad.